Andando invece a quelle che sono le novità un pochino dell'autunno, adesso facciamo dei cenni a queste novità, verranno trattate più approfonditamente nei prossimi webinar perché comunque aspettiamo dei chiarimenti un po' per tutti questi punti. Innanzitutto, vabbè, lo smart working, novità proprio di qualche giorno fa. In sede di conversione del decreto è stato confermato che anche per i lavoratori del settore privato si potrà utilizzare lo smart working semplificato fino a fine anno. Quindi sostanzialmente ci sono state alcune aziende che ovviamente dal 1 settembre hanno iniziato a far sottoscrivere i contratti di smart working per registrarli perché quello prevedeva la legge in quel momento e questa, diciamo, questa la conversione del decreto legge che ha previsto appunto che si possano utilizzare lo smart working semplificato già ancora fino a fine anno, ha sanato tutte quelle situazioni in cui il datore di lavoro non aveva provveduto subito a far firmare l'accordo individuale. C'è solo da chiarire se si utilizzerà il vecchio canale per lo smart working semplificato, quello per fare le comunicazioni che usavamo durante la pandemia, per capirci, o se dovremmo già utilizzare quello che era stato predisposto a partire da settembre, ce lo chiariranno. Il diritto al lavoro agile è stato confermato quindi per lavoratori fragili, genitori con figli under 14, ovviamente a patto che l'altro genitore non sia a casa per sospensione del rapporto di lavoro, ad esempio in cassa integrazione. Valgono le stesse regole di prima, sostanzialmente. Per quanto riguarda invece una novità legata all'esonero della lavoratrice madre, è stato previsto un esonero contributivo del 50% solo sui contributi a carico della lavoratrice, quindi l'azienda non avrà nessun beneficio da questo, ma avrà beneficio la lavoratrice perché vedrà una retribuzione più alta, perché pagherà meno contributi in busta paga. È sperimentale per l'anno 2022, si applicherà a tutte le lavoratrici che rientreranno dalla maternità obbligatoria o facoltativa entro il 31/12/2022. E avrà durata massima di 12 mesi. E quindi sostanzialmente, come dicevamo, il datore di lavoro non vedrà benefici, però la dipendente avrà una retribuzione un po' più alta. A patto che però è una misura assolutamente sperimentale, la lavoratrice deve rientrare in forza al 31/12/2022. Attendiamo chiarimenti legati al fatto di sapere cosa succede se la lavoratrice prende il congedo facoltativo tipo a ore o a giorni, nel senso che in quel caso non è che sia completamente rientrata, però aspettiamo dei chiarimenti e li affronteremo nei prossimi webinar. A novembre, come invece altra novità, come avrete forse sentito, letto sui giornali, è stato previsto un ulteriore bonus di 150 euro, un po' molto simile a quello che è stato dato di 200 euro a luglio, con alcune piccole differenze, vale a dire che la retribuzione imponibile da prendere in considerazione come limite per l'erogazione di questi 150 euro sarà 1.538 euro, e quindi sostanzialmente se guardo la RAL annuale è passata da 35.000 a 20.000, però dovrò guardare solo la retribuzione di novembre. Se questo requisito è soddisfatto darò 150 euro, altrimenti no. Ovviamente anche in questo caso dovrò chiedere al lavoratore o alla lavoratrice di firmarmi una dichiarazione in cui mi dicano di non essere percettori di reddito di cittadinanza o di pensione o di non percepire questo bonus da altri datori. Dovranno chiarirci ancora, quindi lo affronteremo nei prossimi webinar, cosa succede nel caso di cambio di datore di lavoro nel corso del mese di novembre. Quindi, insomma, vi aggiorneremo per capire esattamente cosa bisogna fare, però più o meno la procedura sarà quella dei 200 euro, per capirci. È stata portata la soglia dei fringe benefit a 600 euro, quindi i soliti 258 che abbiamo sempre potuto dare come buoni spesa, per capirci, la soglia è stata portata a 600, solo per il 2022. Bisogna capire, cioè devono confermarci, ma sembra così, se questa soglia è un limite o una franchigia, vale dire che se è un limite si applica il meccanismo che utilizzavamo per i 258 euro, cioè se io lo supero mi diventa tutto imponibile dal primo euro. Se invece è una franchigia, i primi 600 euro sono esenti e pago solo le imposte sugli importi che superano i 600 euro. Aspettiamo chiarimenti, ma dovrebbe essere così. Quindi in questo caso, se
Se venisse confermata questa ipotesi, quindi che al di sotto dei 600 euro è tutto esente, anche se li supero, ovviamente in sede di conguaglio verranno rifatti i calcoli per dare i primi 600 euro esenti, perché in questi 600 euro ricordiamo che ci stanno i buoni benzina, buoni spesa, ma anche ovviamente le auto ad uso promiscuo, insomma alloggi ad uso promiscuo, prestiti, gli interessi sui prestiti, e oltretutto. Una novità, potrò anche rimborsare o dare un contributo per le bollette, quindi di luce e gas, però solo per il 2022. Aspettiamo chiarimenti perché non è ancora chiaro, ad esempio, se la bolletta debba essere intestata al lavoratore o può essere intestata anche al coniuge. Quindi aspettiamo, vi daremo tutte le informazioni appena le abbiamo. Questa misura è cumulabile con i 200 euro di buoni carburante, quindi il lavoratore potrà potenzialmente avere 600, 800 euro esenti, quindi dico 600 euro di questi buoni qua e 200 euro di buoni carburante. Quindi attendiamo chiarimenti da parte dell'agenzia. Altra novità dell'autunno, l'esonero dello 0,8% che ha interessato i lavoratori che avevano un reddito mensile inferiore ai 2.692 euro. Verrà innalzato di 1,2 punti percentuali, quindi portandolo al 2%. Sarà decorrente da luglio, però la busta di novembre sarà ancora di settembre, scusate, sarà ancora normale. Da ottobre verranno fatti i ricalcoli e verranno dati gli arretrati a partire da luglio, appunto a settembre. Da ottobre in poi sarà effettivamente il 2% dell'esonero, ovviamente solo per la parte i contributi del lavoratore, quindi anche in questo caso l'azienda non ci guadagnerà nulla, ma il lavoratore vedrà una retribuzione un pochino più alta. Infine, congedi parentali. I congedi parentali sono stati, comunque hanno subito delle modifiche importanti, ne parleremo in modo approfondito appena abbiamo le informazioni, tutte le informazioni, insomma, però di sicuro nel webinar di ottobre li tratteremo in modo approfondito. Le variazioni più importanti che ci sono state sono, vabbè, il congedo obbligatorio del papà, quello di 10 giorni, è stato confermato a 10 giorni, ma invece di poterlo prendere tutto insomma, dopo la nascita del figlio entro i 5 mesi, posso prenderlo 2 mesi prima, 3 mesi dopo. Il congedo parentale, sostanzialmente quello facoltativo, può arrivare a 9 mesi, considerando su entrambi i genitori, nel senso che i genitori sostanzialmente avranno 3 mesi che non possono cedere, quindi ognuno si terrà 3 mesi, e poi eventualmente gli altri 3 mesi potranno essere spostati sull'altro genitore, quindi per arrivare fino a un massimo di 9 mesi sul genitore che ha preso sostanzialmente i 3 mesi dell'altro genitore. Ed è stato portato a 12 anni il limite sostanzialmente dell'età del figlio entro il quale io posso godere del congedo parentale, quello retribuito al 30% del MINPS. Novità che in realtà avrà un impatto molto importante sui rapporti di lavoro è dato dal fatto che il congedo parentale, durante il congedo parentale continueranno a maturare ferie e permessi tredicesima, cosa che non succedeva prima. E questo avrà ovviamente un impatto sul costo del lavoro abbastanza importante. Ma soprattutto, vabbè, attendiamo chiarimenti perché comunque attendiamo chiarimenti sui metodi di calcolo, soprattutto legati alle mensilità aggiuntive durante i congedi facoltativi, perché, ripetiamo, l'impatto in termini di costo azienda può essere comunque molto importante, però attendiamo chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e dall'INPS. Lasciamo un po' di spazio alle domande, insomma, se avete qualche domanda, possiamo rispondere. Allora, c'è qua la mia collega Annalisa, che non la vedete, ma che è sempre stata qua. Buongiorno a tutti. Allora, qua la prima domanda che ci viene data è: se il dipendente sceglie un fondo TFR successivamente ai 6 mesi da inizio contratto, come doveva indicato rispetto all'ottemperanza di questa norma? Ma allora la questione del fondo TFR cioè nel senso le norme legate alla scelta della destinazione del TFR non variano rispetto a prima. Esattamente. Nel senso, vai, vai.
Tendenzialmente quello che noi dobbiamo dare nell'informativa è informare che esiste un fondo complementare di categoria a cui i dipendenti possono accedere. Le scelte e le norme che regolano appunto la scelta del TFR tendenzialmente non cambiano, quindi il dipendente potrà scegliere di lasciarlo in azienda piuttosto che un fondo complementare aperto o chiuso. Quello che dobbiamo dire è il fondo di riferimento del contratto nazionale a cui eventualmente possono aderire. Poi non. Sì, sono d'accordissimo. Quindi vale sempre la regola, ovviamente, che in caso di silenzio assenso, entro i primi 6 mesi il lavoratore non esprime nulla, destinerò il TFR al fondo complementare previsto dal contratto. Queste cose ovviamente non cambiano. Allora, ne ho un'altra. Buongiorno, forse per il lavoro agile. È cambiato qualcosa in questi giorni? Non è estesa la forma semplificata fino a fine anno anche a essere senza figli? Sì, Sì, quello che abbiamo abbiamo detto, detto. l'abbiamo detto che appunto per il lavoro agile è cambiato appunto che qualche giorno fa è emerso che anche per i lavoratori del settore privato sostanzialmente si possa continuare con la modalità di lavoro agile in via semplificata, quindi senza contratto, facendo la comunicazione semplificata, è stato detto insomma qualche slide fa. Ok, ci sono altre domande? Allora, viene chiesto il portale Zucchetti per la registrazione presenza può essere considerato sistema di monitoraggio? Qui è l'annosa questione, nel senso che tendenzialmente abbiamo anche colleghi che dentro il sistema di monitoraggio fanno transitare qualsiasi cosa, quindi anche il badge del dipendente sostanzialmente. Altri che ritengono che il sistema di monitoraggio deve proprio essere automatizzato e impattare sul controllo del dipendente. A nostro avviso, tendenzialmente il badge, se non va a organizzare in qualche modo o a tracciare il lavoro del dipendente in termini di, come dire, non so come dire, non è che, come diceva Laura, il badge va poi a intaccare quelle che sono le fasi del lavoro, eccetera, per cui è un tracciamento del dato ai fini semplicemente della retribuzione o quantomeno della sicurezza. A nostro avviso, in quel senso, no, deve essere proprio un sistema che va a gestire in automatico quelle che sono i monitoraggi dei dipendenti. Poi anche qui aspettiamo delle informative perché non è molto chiaro che cosa può rientrare e cosa no. Per esempio, alcune aziende hanno inserito nel sistema di monitoraggio la videosorveglianza, per intenderci. In questo caso potrebbe essere un monitoraggio e di sorveglianza anche del dipendente. Io penso così, insomma. Sì, diciamo che ovviamente la questione, ovviamente occorre considerare che ricordiamo che per procedere con diciamo, procedimenti disciplinari e quindi anche sanzioni disciplinari, occorre dettagliare tutto nel codice disciplinare. Quindi in questo caso. Se non devo comunque indicare sul, diciamo, il portale delle registrazioni presenze Zucchetti, sulla parte comunque dell'informativa legata al decreto trasparenza, però sarò comunque tenuta alle regole ordinarie, quindi eventualmente indicare che in caso di ritardi, di beggiatura, ad esempio, sul portale Zucchetti, no, nello specifico, eventualmente il lavoratore sarà passibile di sanzioni disciplinari. Cioè, le regole normali continuano a sussistere, no? Continuano a esserci. E ovviamente da valutare caso per caso, come sempre, da valutare caso per caso. Aspettiamo un secondo per capire se ci sono altre domande.
Vi anticipo che vi verrà mandato anche oggi un link con una richiesta di valutazione del webinar. Vi chiediamo per cortesia di compilarlo per il modo da aiutarci a migliorare i webinar. Ok, poi qua mi chiediamo, nella parte di formazione e sicurezza sul lavoro devono inserire delle figure professionali anche ruoli specifici, ad esempio il responsabile antincendio? Ma io li metterei, nel senso che... Beh, questo intanto ho fatto un passaggio col vostro tecnico della sicurezza sicuramente. Sulla parte della formazione io metterei tutti quelli che ovviamente sono obbligati alla formazione. Mi viene da dire se il responsabile è esterno, l'RSPP o non lo so chi è un responsabile esterno, eventualmente indicarlo, ma non è una cosa che riguarderà noi sostanzialmente. Fate però un passaggio assolutamente con chi vi regola la sicurezza sul lavoro. Assolutamente. Le slide le mandiamo, non c'è problema, e ci sarà anche la registrazione disponibile sul nostro sito. Ok, quindi mi conferma se ho capito che il limite di 600 ore dei fringe ad oggi non è chiaro se è un limite o una franchigia. Sì, esatto. Ad oggi, allora, al 99% da cosa sembra, anche dal dossier parlamentare, sembra sia una franchigia, quindi i primi 600 euro esenti al di sopra imponibili. Però comunque, dato che si attendono dei chiarimenti su questo punto, consigliamo di essere cauti, cioè in buona sostanza di non detassare buoni detassati per ad esempio 1000 euro, facendo conto che i primi 600 sono detassati, perché aspettiamo conferme. Quindi consigliamo di procedere in modo cauto fin tanto che non arrivino proprio, non esca la circolare dell'Agenzia delle Entrate, ecco. Ok, non so se ci sono altre domande. Ok, va bene. Direi che abbiamo finito, vi ringraziamo e vi auguriamo una buona continuazione di giornata. Buongiorno.